La filosofia del neocriticismo tedesco si sviluppò a partire dagli anni 70 dell'Ottocento ed ebbe i propri centri di elaborazione nell'Università di Marburgo ed in quelle di Heidelberg e Friburgo nel Baden. I caratteri generali della prospettiva neocriticista sono riassumibili nell'opposizione alla metafisica di stampo idealista e spiritualista e nella revisione critica del positivismo. In questo contesto si tende a considerare come positivo non soltanto il mondo della natura, ma anche il mondo storico-sociale sul quale si trasferisce lo stesso concetto positivo di esperienza. Una concezione quindi metodologica del sapere filosofico e la fondazione di una specifica metodologia delle scienze storico-sociali sono i temi propulsori della filosofia del neocriticismo e delle sue propaggini storicistiche. Per questi motivi, il neocriticismo tedesco va considerato come la fonte di molta parte dell'epistemologia e del pensiero metodologico del Novecento. Nata su impulso del neocriticista positivista Lange, la scuola di Marburgo è comunque lontana dalle interpretazioni positivistiche di Kant e propone anzi una sintesi fra il pensiero kantiano e un'interpretazione metodologica dell'idealismo platonico. D'orientamento politico-socialdemocratico, i marburghesi divennero per un certo periodo i pensatori più autorevoli del mondo filosofico tedesco. E l'analisi del loro pensiero è necessaria per comprendere gli indirizzi di gran parte del dibattito scientifico-metodologico contemporaneo. Contrari alla filosofia di chi pensa, come essi dicevano, di testa propria, i marburghesi si dedicarono ad uno studio attento e continuo del sapere scientifico e della sua storia, al fine di ricavarne indicazioni preziose per la definizione dei principi della logica della ricerca. Fondatore della scuola di Marburgo è Hermann Cohen, 1842-1918, autore di La teoria di Kant dell'esperienza pura del 1871, con cui ha inizio l'intero movimento neocriticista. Chiamato a Marburgo da Lange, vi insegnerà dal 1876 al 1912. Altri suoi lavori sono Il fondamento dell'etica kantiana, del 1877, Il principio del metodo infinitesimale, la sua storia, del 1883, Sistema di filosofia, 1902-1912. Cohen intende ritornare a Kant scavalcando gli eccessi soggettivistici dell'idealismo e quelli oggettivistici e materialistici del positivismo. L'interpretazione che gli dà del kantismo è contraria a quella psicologista, assai diffusa nella cultura tedesca, e intende essere di carattere metodologico. Per Cohen l'attività filosofica non si esercita in astratto, ma sempre all'interno di un contesto d'esperienza. La filosofia va pertanto identificata con il metodo della conoscenza scientifica e rappresenta la logica del pensiero puro, cioè ciò che precede la dinamica della psiche ed anche le regole della logica formale. Più precisamente, essa esplicita le condizioni a priori immanenti alla conoscenza scientifica. Tali condizioni a priori non vanno ipostatizzate come risultano fare l'idealismo e lo psicologismo, ma devono essere interpretate come, scrive Cohen, elementi costruttivi necessari dell'esperienza scientifica, come i costituenti formali dell'esperienza, come le regole logiche e metodologiche intrinseche alla formazione del giudizio conoscitivo scientifico. Il neocriticismo di Cohen rappresenta quindi un soggettivismo logico e formale che intende coniugarsi con un realismo gnoseologico. Per realizzare questa conciliazione e per elaborare la sua dottrina metodologica, Cohen accosta al trascendentalismo kantiano un'attualizzazione del pensiero di Platone e spunti provenienti dall'analisi matematica ed anche elementi di idealismo fichtiano. In tal modo egli può affermare, diversamente da Kant, il primato della logica trascendentale sull'estetica, cioè considerare il processo conoscitivo frutto di una produzione intellettuale. Il dato fenomenico non è né una creazione del soggetto né un fatto che si impone ad esso dall'esterno. Anche il noumeno kantiano va scartato e occorre affermare l'identità fra condizioni formali e materiali della conoscenza, tra pensiero ed essere. Si tratta di un'identità che sul piano ontologico è solo tendenziale, poiché pone l'oggetto come un compito infinito per il soggetto e che ha più che altro un significato logico, poiché chiarisce quale ruolo assume il dato, empirico e teorico,
all'interno del metodo scientifico. Scrive Cohen, la matematica, per i valori che vuol far nascere, usa il segno X. Questo segno non significa tanto l'indeterminatezza, quanto la determinabilità. Il dato è una possibilità oggettiva prodotta dal pensiero. Quella di Cohen è quindi una dottrina reale idealista per la quale la conoscenza scientifica è di natura concettuale e la sua corroborazione deriva dallo sviluppo coerente della sua struttura teorica. Scrive Cohen, la natura non esiste e non è data in sé, di modo che le nostre costruzioni matematiche debbano esserle soltanto applicate. Piuttosto, la natura viene scoperta e prodotta solo per mezzo di tali costruzioni. Se non fossero state create le parabole, non potremmo conoscere quel processo naturale costituito dalle orbite dei pianeti. La natura, priva di quel puro mezzo produttivo, esisteva solo come punto interrogativo, non come processo naturale accertato. Principi supremi della logica diventano pertanto, accanto alla produzione, la continuità e l'originarietà. Se la continuità esprime la necessaria coerenza di sviluppo interno della scienza, l'originarietà, per la quale ogni pensiero è pensiero dell'origine, scrive Cohen, propone il primato produttivo del pensiero che non ha antecedenti ed è autofondativo. Non si tratta però di un fondazionismo classico, poiché l'origine di Cohen è posta in relazione con il niente relativo, come nel calcolo infinitesimale il concetto nasce e cresce a partire da un infinitesimo che è al confine fra una quantificazione e il nulla. Oltre a una teoria del pensiero puro, Cohen ha introdotto una teoria del volere puro, o etica. Anche qui Cohen, da un lato, accentua il carattere formale e normativo dello studio dell'azione umana, tanto che l'etica diventa anche logica delle scienze dello spirito e le idee morali diventano cause della cultura e della storia. Dall'altro, intende sviluppare sul piano concreto i risultati di questa analisi, rifiutando la distinzione kantiana fra conoscenza e morale, come anche quella fra diritto e morale. L'ideal realismo etico di Cohen vede nello Stato, nel diritto, nella politica, la realizzazione progressiva ed infinita di un dovere etico di liberazione dell'uomo. Un socialismo umanistico e gradualistico rappresenta, secondo Cohen, il futuro certo dell'umanità. Una fondazione della conoscenza, intesa come genesi ideale mai compiuta, che interpreta il fatto o dato come concettuale, e concepisce tale processualità senza dogmatismo, è confermata ed ampliata da Paul Nathorp, 1858-1924. L'uno, scrive Nathorp, è l'inizio, ma non sarebbe inizio se non ci fosse anche ciò che ne trae inizio, la serie. La conferma anche dell'indistinzione fra materia e forma della conoscenza porta poi Nathorp a sostenere che il metodo è tutto. È già conoscenza. Autore di opere come La dottrina platonica delle idee, 1903, I fondamenti logici delle scienze esatte, 1910, sul piano etico e delle scienze della cultura, Nathorp intende oltrepassare il formalismo coeniano e propone una metodologia di analisi dei fatti culturali che si serva sia del metodo logico-razionale, che gli chiama categoriale, sia del metodo storico, inteso come discorso che ponga in luce, scrive Nathorp, non solo il momento del divenire, ma anche quello del creare, dell'anticipazione nel non ancora conosciuto, né mai compiutamente conosciuto, nel non ancora razionale e mai interamente razionalizzabile. Legata alla scuola di Marburgo è anche l'opera di Ernst Cassirer, 1874-1945. Di origini ebraiche come Cohen, animato da vivaci e molteplici interessi culturali, Cassirer frequenta i corsi di diverse università tedesche prima di iscriversi nel 1896 a Marburgo, dove si laurea. Docente a Berlino e ad Amburgo, nel 1933 lascia la Germania nazista per stabilirsi in Svezia e poi negli Stati Uniti. Qui sarà docente a Yale e alla Columbia University. Scrittore prolifico e di successo, Cassirer contribuirà a diffondere fuori dai confini tedeschi i temi da lui originalmente rielaborati del neocantismo marburghese. La sua opera ha esercitato un influsso duraturo sul pensiero e sulla storiografia filosofica del Novecento. I suoi lavori principali sono Sostanza e funzione del 1910, La filosofia delle forme simboliche 1923-29, Determinismo e indeterminismo nella fisica moderna 1937, Saggio sull'uomo 1944. Accanto a questi vanno citati i contributi storiografici
importanti anche ai fini della ricostruzione del pensiero di Cassirer, che come tutti i marburghesi vedeva nella storia delle idee un laboratorio di prova delle proprie opzioni teoretiche, e cioè il problema della conoscenza nella filosofia e nella scienza moderna in quattro volumi, 1906-1940, Vita e dottrina di Kant, 1918, Individuo e cosmo nella filosofia del Rinascimento, 1927, La filosofia dell'Illuminismo, 1932. Intrecciata con gli sviluppi del pensiero neocriticista e con i nuovi problemi sollevati dallo storicismo, l'opera di Cassirer è per certi versi una prosecuzione ortodossa del pensiero di Cohen. Su questa base, però, Cassirer intende dare un respiro più ampio alla propria dottrina, superando, come già Natorp aveva indicato, la categorialità coeniana e operando in modo tale che la critica della ragione, scrive Cassirer, diventi critica della cultura. Il pensiero di Cassirer si presenta quindi come un umanesimo culturalista, che intende affermare il primato dell'uomo, dimostrando l'unità e l'omogeneità della natura umana e dunque l'integralità dell'esperienza umana, che non va ricondotta solo alla dimensione gnoseologica. La logica diventa un settore della più ampia antropologia, che ci porta a considerare l'uomo come essere culturale, come animal symbolicum, e l'attività simbolica ricomprende in sé l'attività strettamente razionale. Nell'elaborare una filosofia dell'uomo che assegna grande importanza al mito e all'attività linguistica oltre che alla scienza, Cassirer non intende dare corpo a tentazioni irrazionalistiche. Il suo scopo, al contrario, è quello di riconoscere che anche le forme di espressione umana, diverse dalla scienza, hanno forma sistematica e concettuale. La sua filosofia delle forme simboliche è pertanto un'analisi trascendentale dei diversi generi di espressione umana, il cui presupposto fenomenologico è la rilevazione che, poiché le risposte comportamentali dell'uomo agli stimoli ambientali tendono ad essere differite e immediate, egli, scrive Cassirer, non vive più in un universo soltanto fisico, ma in un universo simbolico. Non si trova più direttamente di fronte alla realtà, per così dire, egli non può più vederla faccia a faccia. L'analisi trascendentale di Cassirer interpreta così i principali sistemi simbolici umani, mito, linguaggio, scienza, come sistemi di visione della realtà dotati ognuno di regole euristiche proprie. Sul piano logico, per Cassirer occorre abbandonare ogni pregiudizio empirista che dimentichi, scrive Cassirer, il detto di Goethe, secondo cui ogni fatto è già teoria. I dati percettivi non sono mai puramente oggettivi, ma essi risultano sempre relativi a condizioni di possibilità date a priori. Nel senso comune nella scienza, scrive Cassirer, il mondo delle cose sensibili e delle rappresentazioni non è tanto rispecchiato quanto piuttosto trasformato e sostituito da un ordine d'altra natura. Gli oggetti sono reali in quanto facenti parte di una serie formale che li trasforma ed unifica concettualmente. La conoscenza è pertanto funzionale e non sostanziale. La legge scientifica non svela caratteristiche generali comuni ad un gruppo di oggetti, ma coglie delle pure relazioni fra essi. L'intersecarsi multiplo delle diverse modalità relazionali produce un'immagine complessiva che ci restituisce, sotto forma di sistema di relazioni concettuali, la struttura unitaria della cosa. La critica della cultura di Cassirer, mentre riconosce la specificità di ogni sistema simbolico, è anche intenzionata a stabilire dei raffronti significativi, per cui vi sarebbe una sorta di genesi logica che, dai presupposti intuitivi e sensibili propri dell'intelligenza mitica, attraverso l'uso rappresentativo e immediato che di essi propone la religione, giunge al sapere concettuale e funzionale della scienza. Anche l'altra versione del neocriticismo tedesco, la cosiddetta scuola sud-occidentale o del Baden, propone un'interpretazione metodologica del kantismo, pur se, soprattutto nell'opera del suo fondatore Windelband, vengono accolte indicazioni provenienti dall'idealismo hegeliano e dallo spiritualismo di Lotze. Wilhelm Windelband, 1848-1915, ebbe come maestri lo storico hegeliano, ma estimatore di Kant,
Kuno Fischer e Lotze. Insegnò a Friburgo, Strasburgo e Heidelberg ed è autore di Una storia della filosofia moderna, 1878, della raccolta di saggi titolata Preludi, prima edizione del 1884, e di Una introduzione alla filosofia, 1914. Windelband vuole affiancare al metodologismo un'affermazione forte circa la portata oggettiva e la trascendenza, cioè la validità, dei principi conoscitivi. Egli può quindi affermare, ferma restando l'opzione trascendentale, che, scrive Windelband, il mondo è tale che noi ce lo dobbiamo rappresentare così quando ce lo rappresentiamo. Rifiutato ogni relativismo, condannato il pragmatismo come una grottesca confusione del fine e del mezzo, giudicata la questione sulla genesi della conoscenza totalmente irrilevante in riferimento alla sua validità, Windelband interpreta i principi trascendentali come assiomi primi, le norme e o valori. La filosofia diventa così la scienza della coscienza normativa ed enuclea, con il suo atteggiamento critico, gli assiomi valoriali operanti universalmente nelle coscienze empiriche. La filosofia dei valori intende con ciò oltrepassare i confini della gnoseologia e mostrare come la necessità empirica, colta dalle leggi scientifiche, sia sottoposta a un principio di necessità ideale e culturale che agisce anche sul piano etico, storico ed artistico, pur dovendosi mantenere distinte le diverse sfere culturali. Stimolato dai dibattiti innescati dallo storicismo tedesco contemporaneo, Windelband riprende precisa la distinzione tra teoria dei valori, filosofia e scienza. Da un lato, la distinzione tra scienze naturali e scienze storiche gli appare, a differenza di Diltay, più metodologica che ontologica. Se le scienze naturali si rivolgono alla formulazione di regolarità empiriche, quello che gli chiama il metodo nomotetico, cioè letteralmente che mira a stabilire leggi, le scienze storiche studiano le individualità e rispondono a un atteggiamento descrittivo che corrisponde a quello che gli chiama il metodo ideografico. Da ciò risulta, d'altra parte, una correlazione più stretta delle scienze storiche ai valori. Mentre le scienze naturali si limitano ad applicare i contenuti normativi della coscienza al materiale empirico, il rapporto storia-filosofia si presenta circolare e situato a un livello più alto di quello fra scienze empiriche e filosofia. Scrive Windelband, la comprensione della scienza storica richiede una teoria critica dei valori culturali. D'altra parte, però, una teoria del genere può essere ottenuta soltanto dallo sviluppo vivente della storia. Così la storia deve diventare per noi organo della filosofia. L'opera di Windelband trova una sistemazione nel pensiero di Heinrich Rickert, 1863-1936. Nato a Danzica, si laureò a Strasburgo con Windelband ed insegnò a Friburgo e ad Heidelberg. È autore di L'oggetto della conoscenza, 1892, I limiti della formazione dei concetti nella scienza della natura, 1896-1902, Scienze della cultura e scienze della natura, 1899. Con Rickert abbiamo soprattutto una connessione del neocriticismo con il mondo storico. Sul piano logico egli conferma il ruolo della Windelbandiana coscienza normativa, trascendentale e assoluta, a cui accosta una oggettività concepita come continuo eterogeneo, cioè come una congerie infinita di individualità. Il compito principale della coscienza normativa è perciò quello di fornire un principio di scelta, in base al quale distinguere, scrive Rickert, in una data materia l'essenziale dall'inessenziale. Sotto questo riguardo, la distinzione fra metodo nomotettico e metodo ideografico è di carattere euristico, esprime cioè l'interesse scientifico che di volta in volta viene adottato, ora di genere naturale, ora di genere culturale. È caratteristica di Rickert soprattutto una forte difesa del metodo storico-culturale ideografico. Contro chi vorrebbe ridurre tutta la conoscenza a sapere nomologico, Rickert ricorda che questa è una questione eminentemente filosofica, poiché è la filosofia che si occupa delle questioni di validità. Non può quindi la scienza naturale imporre il proprio punto di vista e il proprio metodo. È la distinzione filosofico-metodologica fra sapere nomologico e ideografico assolve quindi al compito di fornire scientificità e autonomia alla ricerca storica. Il tema della circolarità fra valori e storia si scinde in Rickert in due questioni distinte, l'una metodologica e l'altra teoretica. Infatti, sul piano più circoscritto della metodologia storica,
vi è la possibilità di chiarire A, che la realtà storica è intessuta da quelli che egli chiama beni culturali reali, B, inversamente, scrive Rickert, che i valori culturali sono quelli che dirigono, mediante la selezione di ciò che è essenziale, la rappresentazione e l'elaborazione concettuale della storia. Si tratta di un'acquisizione fondamentale del sapere storico che verrà fatta valere da parecchi esponenti dello storicismo tedesco, in particolar modo Max Weber. Ma se il rapporto storia-valori è affrontato da un punto di vista più generale, diventa chiaro che il carattere ultrastorico, così lo definisce Rickert, trascendente e univoco della Weltanschauung valoriale espressa dalla coscienza normativa, mal si concilia, secondo i critici di Rickert, con la relatività storica che corrode ineluttabilmente ogni sistema dato di valori. Si tratta di un problema che rimane aperto e che è tuttora attuale.